mancava altro che perdevamo stamattina, poi abbiamo fatto veramente tutto. Sì, hanno fatto una buona gara, penso che non meritavamo neanche il pareggio per come abbiamo giocato, penso che abbiamo creato più occasioni da gol che la squadra avversaria, però è stata una buona reazione da parte dei ragazzi e sono molto contento per il loro livello dimostrato oggi in un campo difficile, con un orario difficile, però hanno fatto molto bene. Mister, resta sempre magari un po' di rammarico appunto per le occasioni mancate e non finalizzate. Secondo lei cos'è? Frenesia? Magari la paura un pochino che ci portiamo dietro? Cos'è? No, la frenesia di rivertire un po' la situazione del periodo nero che abbiamo vissuto. Sicuramente i ragazzi sono consapevoli di questa situazione che si è creata e che ci ha fatto un po' male a livello dei punti, però per parte del gioco sono tanti giovani che devono imparare tante cose ancora e sicuramente con i due gol annullati, magari più di uno era regolare e la partita cambiava, però non posso rimproverare niente ai miei giocatori perché hanno fatto una gara di sostanza e di qualità. E si dice sempre, poi se si indovina, a volte cambia, hanno fatto un po' la differenza, anche se magari la squadra all'inizio, quando ha cambiato un pochino, ha faticato a trovare un po' le misure, poi alla fine ha ripreso a giocare del dato. Sì, sono importanti quando entrano con lo spirito giusto, con le idee chiare. Abbiamo cambiato anche il modulo negli ultimi minuti perché abbiamo portato dentro gente più fresca con diverse qualità di gioco e sicuramente potevamo qualche giocata farla un po' meglio, però non è difficile entrare dalla panchina con la testa giusta e loro hanno fatto la differenza oggi quando sono entrati. L'ultima domanda, quanto può valere questo pareggio conquistato così, con questa voglia, determinazione, fame? No, conta parecchio perché quando sono periodi neri nel calcio solo con lavoro e con la voglia di rivertire la situazione vengono fuori risultati e loro in 5 giorni hanno cambiato tutto quello negativo che si aveva fatto prima, quindi sono contento perché si vede che ci tengono a fare la propria patria forte e a fare il risultato in ogni campo.